Ci racconti un attimo che cosa è successo? Lei è stata chiamata nel cuore della notte da suo figlio? Sì, praticamente dopo mezz'ora che avevo lasciato lui e due amici davanti alla discoteca, sono stata richiamata da mio figlio, che mi ha detto: guarda, qui sta succedendo un casino, io stavo ancora fuori aspettando altri amici, ma stanno evacuando il locale perché qualcuno ha spruzzato una bomboletta al peperoncino, dicono, e ci sono, dalle voci sembra che ci siano anche dei morti. E niente, quindi panico ovviamente anche da parte nostra. Immagino. Dei miei genitori, sì. Lei abita a Corinaldo? No, abito in un paese vicino 10 minuti, un quarto, sì, dalla discoteca. Ok, quindi lei, sì. Immagino. E questo è accaduto a che ora più o meno? Quando è stata chiamata? Verso le 1:10, 1:15. Ok. E quindi a quel punto lei si è recata proprio davanti, sì, in questa discoteca. Che cosa, sì, ha visto e com'era un po' la situazione, quella che è apparsa davanti ai suoi occhi? Situazione di panico, tantissimi ragazzi con crisi di pianto, crisi di panico. E, erano già presenti i soccorsi, era già stata delimitata la zona dove sono stati prestati i primi soccorsi, c'erano un sacco di persone a terra a cui insomma venivano fornite le prime cure. Quindi questo era lo scenario che si è presentato davanti a lei verso l'una, sì, e 30, immaginiamo. Sì, verso l'una, sì, sì. Okay, quindi questo qua. È stato veramente devastante. Immagino. Tra l'altro c'è questa testimonianza di un ragazzo, ora non so se lei, anche essendo poi lì questa notte, ha potuto già un po' percepire di questo sbarramento praticamente delle vie di uscita all'interno del locale. Io ho sentito soltanto dei ragazzi che dicevano che hanno ceduto delle balaustre, non so, delle... Un muretto addirittura si parla, insomma, di all'interno di questo locale. Sì, ovviamente notizie molto confuse, chi mi diceva una cosa, chi mi diceva un'altra. So che sono caduti i ragazzi uno sull'altro e ovviamente le persone che stavano sotto sono rimaste schiacciate. Purtroppo, travolte. Sì. Allora, va bene, intanto io la ringrazio per essere insomma stata con noi, per averci comunque dato questa testimonianza, condividendo un po' anche, immagino, il suo davvero spavento, no? nel cuore, sì, della notte, essere chiamata da suo figlio. Sì. Noi proseguiamo alle 8:31 con poi aggiornamenti che arriveranno grazie anche alla nostra redazione.